Royal Crime. L'omicidio che causò una rivoluzione. Sono le prime luci dell'alba del 18 agosto 1847 e una Parigi ancora assonnata si sta lentamente svegliando. All'Hotel Sebastiani, oggi scomparso e ubicato proprio accanto al Palazzo dell'Eliseo, i servitori si stanno preparando ad affrontare un'altra giornata di lavoro quando, improvvisamente, delle urla provengono dalla camera da letto della padrona di casa. Bisogna correre in soccorso. Ma quando giungono alla sua porta, la trovano chiusa dall'interno. Bisogna fare il giro ed entrare dall'ingresso secondario, quello che dà verso le stanze private condivise dal duca e dalla duchessa. Al loro arrivo non possono che constatare la scena del crimine. La duchessa giace a terra in un bagno di sangue, brutalmente aggredita e ripetutamente accoltellata. Nelle sue mani ancora una ciocca dei capelli del suo aggressore, ma nessuna traccia del suo assassino. Eppure era lì fino a pochi minuti prima. Che cosa è successo? Qualcuno è riuscito ad introdursi in casa? Un furto finito in tragedia? E soprattutto, chi è la vittima? Lei è la duchessa di Choiseul-Praslin, nata Françoise Alterice Rosalba Sebastiani, unica figlia di Horace Sebastiani della Porta, un generale francese di origine corse che era stato a servizio di Napoleone Bonaparte. Nacque a Costantinopoli, dove suo padre era ambasciatore, il 14 aprile 1807, ma purtroppo sua madre morì nel darla alla luce. Unica erede delle immense ricchezze del padre, ricevette un'educazione degna di una giovane aristocratica. A 17 anni sposò Charles, di 2 anni più grande di lei, figlio primogenito del duca Choiseul-Praslin, preferendolo ad un altro pretendente proposto dal padre. La loro è quindi, almeno inizialmente, un'unione d'amore che faceva gli interessi di entrambe le famiglie. Françoise è ricca, ma di umili origini, mentre Charles è l'erede di un ducato. Nei successivi 15 anni la coppia ebbe 9 figli, oltre a numerose altre gravidanze finite con un aborto che una dopo l'altra minarono Françoise nel fisico. A 32 anni non era più la graziosa giovane di quando si erano sposati, ma una matrona che superava i 100 kg di peso. Tuttavia, non si trovano nella corrispondenza di Charles accenni al suo aspetto fisico. Era il suo carattere incostante e colerico che le rimproverava. Dopo la nascita del loro ultimo figlio nel 1839, si distaccò dalla moglie e prese ad ignorarla. Mentre lei, ancora appassionatamente innamorata, sfogava la sua frustrazione scrivendogli anche 20 volte al giorno, con suppliche, recriminazioni, richieste di attenzioni e sfuriate di gelosia, ottenendo solo di allontanarlo ancora di più. Dopo aver esaurito la mia vita nel rinnovare la tua razza, nell'assicurarti i piaceri del cuore circondandoti di figli, scriveva, io, la loro povera madre, devo essere respinta come un'emarginata, disprezzata dai miei figli, abbandonata da te, calpestata da colui al quale diedi il prezzo del mio sangue e le viscere del mio cuore. Se Françoise era una donna sensibile, Charles, al contrario, era controllato, pigro e privo di ambizioni. Le sue reazioni agli scoppi emotivi di sua moglie erano indifferenza e silenzio. Quando nel 1841, alla morte del padre, gli succedette come nuovo duca di Choiseul-Praslin, iniziò a dedicarsi alle proprietà di famiglia, in primis al castello di Vaux-le-Vicomte. Questo gioiello dell'architettura francese, eretto per volontà di Nicolas Fouquet, sovrintendente alle finanze di Luigi XIV, fu il suo orgoglio e la sua disgrazia.
L'esibizione di tanto splendore scatenò la gelosia e la vendetta del Re Sole, che lo fece arrestare, lo privò di tutti i suoi beni e finì i suoi giorni in miseria. A metà del 1800 il castello giaceva in uno stato di abbandono e necessitava di grandi lavori di ristrutturazione. Nello stesso periodo iniziò a lavorare come istitutrice dei bambini Henriette Delusy. Già alla nascita la sua vita era macchiata dallo stigma di essere una figlia illegittima. Sua madre era rimasta incinta di un soldato francese inviso alla famiglia e prima che potesse convincerli ad un matrimonio riparatore, egli morì in battaglia. Cresciuta in un convento, alla bambina venne fornita un'ottima educazione, grazie alla quale poté iniziare a lavorare come istitutrice. Venne assunta dai duchi di Choiseul-Praslin nel 1841 quando aveva 28 anni e vi rimase per i successivi 6. Henriette si fece subito ben volere dai bambini, suscitando le gelosie della duchessa, che tuttavia non aveva mai dimostrato grande interesse nel crescere la propria prole. Ma siamo nel 1800 e questo era considerata la normalità nelle famiglie aristocratiche. Erano istitutori e governanti ad occuparsi quotidianamente di loro, mentre ai genitori erano riservate solo brevi e formali visite. Il vero problema era che il duca, al contrario, amava trascorrere il suo tempo con i propri figli e di conseguenza con la graziosa signorina Henriette. Nel 1845, in occasione di un viaggio in Corsica con due delle sue figlie, portò con sé Henriette lasciando a casa la moglie e dando adito al diffondersi di pettegolezzi su una loro presunta relazione. Françoise è furiosa, minaccia il divorzio, un'onta sociale per l'epoca, che avrebbe significato per il duca anche la perdita del denaro portato in dote dalla moglie. Non erano però i soldi la preoccupazione del duca, essendo egli stesso in possesso di una fortuna, piuttosto la perdita del sostegno politico del suocero. Nello stesso anno, il 1845, Charles era stato nominato pari di Francia, che comportava il diritto di un posto al Parlamento, oltre ad altri importanti privilegi che servivano a rimarcare il suo status di nobile tra i più importanti del regno. Le tensioni si fanno sempre più aspre fino a quando, nell'estate del 1847, Françoise licenziò in tronco Henriette senza una lettera di raccomandazione o credenziali. Nessuno sa cosa sia successo davvero nelle settimane seguenti. Pare che due delle figlie di Praslin la aiutarono finanziariamente a pagare l'affitto di una stanza e vi sono tracce anche di una corrispondenza tra lei e il duca dove si lamentava della propria miseria e lui la incoraggiava a rifarsi una vita. 6 settimane dopo, il delitto. Il duca fu immediatamente il principale sospettato. La scena del crimine indicava una lotta, ma anche un tentativo di depistare le indagini. Con la finestra che dava sul giardino lasciata aperta, sedie rovesciate ad arte e oggetti sparsi sul pavimento. «Questa non è opera di un ladro o di un assassino professionista», dichiarò la polizia. «Questa è un'azione vile e goffa. È opera di un gentiluomo». L'aggressore doveva essersi per forza sporcato durante la colluttazione, ma nessuna traccia portava verso il giardino. Al contrario, gocce di sangue furono rinvenute in direzione degli appartamenti condivisi con il duca. Durante le perquisizioni che ne seguirono, la polizia ritrovò il manico macchiato di sangue di un pugnale, anche se la lama non venne mai ritrovata. Un accappatoio frettolosamente lavato ma ancora macchiato di sangue, oltre a un fodero in pelle e indumenti vari gettati dentro un camino e semiconsumati dalle fiamme. Si scoprì inoltre che il duca teneva al fianco una pistola carica e mostrava segni di morsi e graffi.
Egli si giustificò dicendo di essere intervenuto in difesa della moglie, ma non era in grado di offrire una descrizione dell'assassino né indicare da dove fosse fuggito. Questo contrastava con quello dichiarato dai servitori, che testimoniarono di essere arrivati per primi sul luogo del delitto e aver avvisato il duca solo successivamente, trovandolo nei propri appartamenti intento a lavarsi le mani. Secondo l'accusa, il movente fu l'intenzione della duchessa di denunciarlo per adulterio e sottrargli la custodia dei bambini. La separazione avrebbe macchiato irrimediabilmente la reputazione delle figlie, compromettendo le loro chance di contrarre un buon matrimonio. E questo il duca non poteva sopportarlo. Non che un padre omicida fosse uno scandalo minore. Sicuramente il duca aveva sottovalutato le difficoltà di compiere un delitto. Nei confronti di Françoise fu compiuto un vero e proprio scempio, con tracce di colpi contundenti su tutto il corpo e una ferita alla gola. Nonostante tutte le prove a suo carico, il duca era pur sempre un pari di Francia e dunque non poteva essere arrestato, ma fu preso semplicemente sotto sorveglianza presso il Palazzo di Lussemburgo, in attesa di essere giudicato da un tribunale di suoi pari. Durante la segregazione iniziò ad ammalarsi improvvisamente. Si scoprì che si era intenzionalmente avvelenato con una dose letale di arsenico. Nei 6 giorni di agonia che ne seguirono, si rifiutò di rispondere alle domande o di confessare l'omicidio della moglie. Morì il 24 agosto 1847. Il processo mai avvenuto del duca e la possibilità di procurarsi del veleno vennero interpretati dalla popolazione come l'ennesima disparità della giustizia tra ricchi e poveri. Alcuni accusarono il governo di aver offerto loro stessi il veleno al duca per offrirgli una via d'uscita onorevole di fronte alla possibilità di un processo che ne avrebbe disonorato il nome. Altri sospettarono che fosse tutta una messa in scena e che in realtà Charles fosse stato segretamente liberato e fatto scappare all'estero. Precisamente in Nicaragua, dove secondo questa teoria ebbe altri 5 figli e vi morì a 76 anni nel 1882. L'intera vicenda, già di per sé scandalosa, avvenne in un periodo piuttosto fragile del regno di Luigi Filippo, re dei francesi da 18 anni, che negli ultimi tempi stava attraversando una crisi politica ed economica. La coppia di duchi era strettamente legata alla corte e la vicenda diede al pubblico la sensazione che il re non fosse degno di fiducia. La morte sospetta del duca infiammò ancora di più gli animi e fu in qualche modo la miccia che l'anno seguente fece scoppiare la rivoluzione del 1848 o Terza Rivoluzione Francese. Luigi Filippo fu costretto ad abdicare e scappò in Inghilterra, ma questa è una storia che vi ho già raccontato. Tristemente, come sempre, a rimetterci furono i loro figli piccoli, che rimasti orfani vennero separati e cresciuti da diversi membri della famiglia. E Henriette? Sospettata di complicità nel delitto, fu inizialmente arrestata, ma venne prosciolta per mancanza di prove e rilasciata 3 mesi dopo. Si trasferì negli Stati Uniti, dove lavorò come insegnante e si sposò con un reverendo più giovane di lei di 9 anni. Più di un secolo dopo, nel 1938, la sua pronipote e scrittrice Rachel Lyman Field fece della sua storia un romanzo, Tutto questo è anche il paradiso, da cui venne tratto l'omonimo film con protagonisti Barbara O'Neill, Charles Boyer e Bette Davis.
come spesso mi piace ricordare, la realtà supera la sceneggiatura di qualsiasi opera di fantasia. Cosa mi dite? Conoscevate questo delitto? Per voi fu davvero il duca l'assassino? Credete che lui e Henriette fossero davvero innamorati o che fossero tutte paranoie della duchessa? Fatemelo sapere nei commenti e al prossimo appuntamento della rubrica Royal Crime.